tutti ragazzi da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su No Man's Sky. Allora amici, proseguiamo la nostra serie. Io sono andato avanti un po' off camera a fare le varie missioni che ci sta dando lo scienziato della nostra base per praticamente riuscire a appunto trovare Apollo e quindi si spera Artemis, anche se ancora è un po' diciamo non ben chiaro se sia effettivamente vivo, se sia rimasta solo diciamo un'entità astratta di Artemis, però lo vedremo. Adesso sono andato su un osservatorio sempre qua su questo pianeta qua vicino per recuperare dei dati. Vi faccio anche vedere perché appunto lo scienziato ci aveva dato delle missioni. Ho ingrandito leggermente di una stanza la nostra base, che ho fatto di qua, vedete, ho fatto un altro corridoio e un'altra stanza dove in mezzo ho messo questo mega fabbricatore, che praticamente è la versione grande di quello piccolino che abbiamo sopra, il mega raffinatore, scusate, che permette praticamente di fondere insieme diciamo tre risorse, vedete, di estrarne per cui delle nuove, diciamo mescolando insieme tre ingredienti, mentre invece quello piccolo ce ne raffina solo uno per volta, quindi dal sodio ci fa il nitrato di sodio, dal rame il metallo cromatico, eccetera. Vediamo adesso lo scienziato cosa ci dà. Questo Corvax ha rilevato delle anomalie, percepisco solitudine, forse troverò una risposta dei dati, non si sa, io gli consegno i dati e vediamo. Questi dati non forniscono nessuna risposta, bene, solo questi progetti per del vetro vivente e un radiofaro. Ok, dunque ci serve del lubrificante e del vetro e io non ho né l'uno né l'altro. Io mi sentivo svanire sempre di più, forse il radiofaro potrebbe essere utile. Costruiscine uno, va bene, ti costruisco un radiofaro. Il radiofaro non l'avevo ancora fatto, è vero, perché questo è il ripetitore di segnali, il radiofaro è questo. Ok, perfetto. Devo tornare dallo scienziato, va bene. E allora torniamo dal nostro scienziato. Ok, ricarichiamo un attimo qua il supporto vitale, perché sennò c'è schiatto male. E vediamo se il nostro scienziato adesso è contento di quello che abbiamo fatto. È costruito il radiofaro viaggiatore? Sì, ovviamente sì. Aspettiamo, potrebbe volerci del tempo prima che la convergenza mi trovi. La mia ricerca si è rivelata inutile, ha prodotto solo dei progetti. Unità mineraria autonoma, uranio, placca metallica e batteria ionica avanzata. Una volta ho tre minerali, ok. Ah, bella questa. Ok. Sì. Ho smesso, ok. Va bene. Prendo le scansioni. Ok, cosa devo fare? Va bene. O almeno per attuarne la sua ansia. Ok, il Corvax mi chiede di scansionare delle creature da trasmettere all'intelligenza che ha appena creato. Va bene. Ti ringraziamo. Ok, quindi torna dallo scienziato? Ah, forse perché mi prende quelle che ho già scansionato in precedenza. Lodo la nuova IA. Allora, il corpo di Corvix. Ok. Va bene. No, scansiona creature 0 di 4. Ok, quindi devo scansionarne però di nuove. Ok, allora su questo pianeta ho idea che purtroppo non troverò animali a me utili da scansionare, perché li ho già scansionati tutti, quindi necessariamente devo spostarmi su un altro pianeta per forza di cose. Vediamo di questi, perché ne avrei uno qua vicino eventualmente. Pianeta sconosciuto non scoperto, ecco, andiamo magari in questo. Allora, mentre arrivavo qua hai le unità? Che? Avverto le autorità. No, ma rifiuto proprio. Ma figurati se ti pago. Ma pensa te. No, mi interessa proprio. Le legno e basta. A sto punto, ragazzi, le legniamo male. E chi si è visto, si è visto. Mentre ero praticamente quasi arrivato su sto pianeta, queste qua mi devono stracciare le cosiddette. E vabbè, se la son cercata, quindi va bene. Ok, allora vai che tanto una l'abbiamo praticamente già legnata male.
Ok, una l'abbiamo distrutta. Adesso vediamo di segare anche questa. Ui, dove te ne vai? Allora, aspettate che vediamo. Ok, vediamo di legnare anche questa. Sì, sì, dai, che tanto ormai ci muori anche tu. Ci muori anche tu. Maledetto, che virata all'ultimo che mi ha fatto. Vieni un attimo qua. Ok, dai, su. Vedi di schiattare male, che tanto... Ok, anche tu sei andata, grazie. Ah, mi ha dato del lemmio. Ok, non so neanche che cosa sia, né a che cosa mi serva, ma comunque ce lo pigliamo. Ok, allora possiamo finalmente andare anche in questa... andare anche in questo pianeta, così vediamo di scansionare un po' la zona e vediamo se magari riusciamo appunto a... Tanto 20 astronavi distrutte in totale. Va bene, mi prendo un po' di trizio perché ho i motori abbastanza scarichi. E vi volevo anche dire nel frattempo che mi sono dimenticato, su una stazione spaziale ho anche cambiato multi-tool. Ve lo faccio vedere, eccolo qua. È diciamo di categoria B, classe B, quindi ha molti meno slot rispetto a quello che avevo prima, che ne aveva mi sembra 11 di slot. Però era una categoria molto inferiore. Infatti adesso... abbiamo un più 13 nell'estrazione e vabbè un più 29 per quanto riguarda la difesa, no, cos'è che ho detto? No, lo scanner. Abbiamo un più 29 nello scanner e un più 13 nell'estrazione, che vabbè non è tantissimo, però rispetto a quello che avevo prima sicuramente mi interessava per diciamo estrarre le risorse un po' più facilmente. Ora, visto che questo è anche un pianeta ghiacciato, spero oltretutto che ci siano animali, però vedo sì che c'è comunque alberi, ce ne sono un bel po', quindi confido nel fatto che ci siano magari anche degli animali, speriamo, perché devo scansionare 4 animali, ma in teoria dovrebbero esserci. Ci sono ovviamente le sentinelle che rompono le scatolozze. Allora, qua ci sono piante. Ok, e vabbè, fin qua. Fino a qua le piante va bene. No, magari se lo faccio, ecco, con questo è anche meglio. Sì, ci sono. Che cavolo di cosa strana sei? Non ne ho idea. Ok. Mastica germogli, va bene. Ci sono... No, queste sono astronavi. C'è qualche altro animale qua? Questo? Ah, questo qua non l'ho ancora scansionato. Dai, che siamo a 2. Intanto dammi un po' di ossigeno. Miei. Miei uccellini miei che vi devo scansionare. Dai, fatevi scansionare. Te li sto... ok, te li sto inquadrando. Dai. Dai, che me ne manca una. Perfetto. Me ne manca una che è qua. Ok, no, questa mi sa che l'ho già scoperta. Questo è uguale. Vabbè, vediamo se ce n'è altra in giro. Tanto me ne manca solo una. Intanto comunque io mi prendo questo rame qua. Assolutamente. Non ne vedo nessuno, a dir la verità. Non ne vedo manco uno. Quindi a sto punto, ragazzi, io esco da questo pianeta e provo magari, tanto siamo sempre sulla via del ritorno, ad andare pianeta sconosciuto non scoperto. Ok, allora andiamo da questo e vediamo cosa riusciamo a fare. Tanto vabbè, è comunque qua vicino, vediamo se riusciamo a trovarlo. Pianeta in rovina. Non so se ci sia qualcosa. C'è della ferite pura, del rame. Non so se ci siano animali, più che altro. Perché mi manca uno, cavolo. Dopodiché ho completato per l'appunto la mission. Poi anziché tornare a casa, visto che è vicina, posso andare prima alla stazione spaziale, così vendo anche quella sacca di veleno, che tanto non me ne faccio nulla. E poi da lì prendo il teletrasporto e me ne torno bello tranquillo e tranzollo a casa. Ok, questo è il pianeta della polvere, perfetto. Devo capire però se c'è qualcosa da scansionare qua. Forse qua qualcosina c'è. Vediamo, perché qua qualche pianta c'è. Dai. Ok, quindi vediamo se qua c'è qualcosa. Medio, proficuo, abbondante. Allora sì, in teoria dovrebbe esserci tutto. Flora e fauna, effettivamente qua questi ci sono. Questo che cavolo è, tra l'altro? Cos'è sto coso?
Di idrogeno, ok, perché dava sul violetto, non capivo che cos'era. Va bene. Un animale, una bestia qualsiasi, me la date? Ecco, tipo quella là? No, che cavolo è, una pianta? Ma possibile che non c'è nessun animale? Ma mi metteva che c'era. Ah, oh, eccolo qua, alleluia. Ecco, ti pareva che questo l'ho già scansionato, perché mi sembra giusto. Ma porcaccia, la miseria. Allora, ragazzi, sto girando da un botto di tempo, ouch, e non trovo una caspita di creatura manco a pagarla. A peso d'oro, o meglio, quelle che ho trovato. Forse questa? Dai, dimmi che questa non l'ho scansionata, ti prego. Oh, alleluia! Alleluia, ragazzi, alleluia, che finalmente. Ok, hola. Che finalmente ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi ce ne torniamo alla nostra astronave, se Dio vuole. Ok, che è lontanissima, quindi dato che non c'ho voglia di ok, grazie. Vieni qua, lo so, spreco carburante, chi se ne frega, sinceramente. Mi prendo un po' di ferrite, male che vada, mi costruisco ancora un po' di carburante, non è assolutamente un problema. Oh, e finalmente abbiamo scansionato tutte e quattro le creature. A questo punto, vabbè, dai, minuto e 30, torniamo al nostro pianeta, parliamo con lo scienziato, vediamo se finalmente riusciamo a costruire questo benedetto arco mentale e di conseguenza a proseguire nella missione. Come già detto nello scorso gameplay, ragazzi, ecco perché No Man's Sky esce magari non proprio spessissimo, perché come vedete alcune missioni sono veramente parecchio lunghe da portare a termine, perché bisogna minare piuttosto che esplorare o insomma andare in giro, quindi ci vuole veramente veramente parecchio tempo, quindi cerco ovviamente di fare il possibile. Ok ragazzi, allora 5 secondi praticamente per arrivare appunto alla nostra base. Ce l'ho fatta a scansionare tutte e quattro le creature. Vi avrò tagliato perché ho dovuto girare appunto parecchi pianeti. Però ce l'abbiamo fatta, quindi vediamo se appunto il nostro scienziato gli va bene. Insomma, finalmente, se Dio vuole, la smette di rompere i capasisi e ci fa proseguire appunto con la mission. Ok, quindi vediamo di andare giù di qua. Atterriamo qua. Ok. Abbiamo fatto un atterraggio bello convinto. Perfetto. Dove cavolo sta? Io mi perdo. Ah, ok, di qua. Benissimo. Quindi torniamo dallo scienziato. Va bene, andiamo qua sotto. Sì, salve scienziato. Ok, tutto a posto. Va bene. Allora, ho scansionato tutti. Ti va bene? Mio figlio non può vedere il mondo come fai tu. E che ti devo dire? Condividere le tue scansioni sarà come condividere la tua conoscenza. È un dono immenso. Va bene. Oh, che immagini. Per ringraziarti, mio figlio ha preparato per te un progetto. Ha imparato come produrre del gel instabile. Spera che ti renderà felice. Che cavolo me ne faccio io del gel instabile? Creato con carne di cactus. Ok. Questi dati mi preoccupano. Essendo un radiofaro, mio figlio può ricevere segnali. Ah, il suo figlio sarebbe il radiofaro. Ah, ok, l'avevo capito adesso. Può ricevere segnali da fonti sconosciute attraverso l'intera galassia. Non potrò difenderlo dai disgustosi pensieri dei geek o dalle severe scansioni delle sentinelle. Se trovassi delle batterie ioniche, potrei preparare un progetto per della fibra polimerica con cui realizzare un mantello schermante. Va bene, ti faccio anche questo. Sì, cos'è che vuoi? Torna dallo scienziato, perché mi sa che ce l'ho già la batteria ionica, quindi forse ti va bene quello che ho, non lo so. Ho chiamato anche te, va bene. Allora, aspetta, nel mio sogno gridavo e chiamavo la convergenza senza ricevere risposta. Ho chiamato anche te, ma hai solamente riso. Infine ho chiamato il mio radiofaro, non ho ricevuto alcuna risposta. Cosa significa? Non significa nulla, che cavolo ne so. Rassicuro lo scienziato, tutti sognano, ma le immagini sono casuali. Ok, se riflettono qualcosa sono le nostre paure e non la realtà. Questo sembra avere un effetto tranquillizzante, ma sospetto che nasconda altre preoccupazioni. No, tre batterie ioniche vuole questo grandissimo rompiscatole. Ora alcune le posso fare. No, perché cosa mi manca?
mi mancherà. Vediamo che cosa mi manca per fare. Dove cavolo sono? Batteria ionica. Mi manca il cobalto. Vabbè, per fortuna su questo pianeta comunque di cobalto ce n'è a strafottere, quindi non è un grandissimo problema. Andrò in giro e gli recupererò tutto quello che mi chiede il grandissimo rompiballe. Al momento, ragazzi, devo per forza seguire appunto le missioni dello scienziato, perché come vedete è solo lui che ci può poi dire come si crea un arco mentale e quindi devo stare un attimino a quello che mi richiede, io casco sempre di sotto, per cui cercherò ovviamente di andare avanti, insomma, con per l'appunto le mission qua della ricerca scientifica e vedremo, insomma, nel prossimo gameplay quello che riusciremo appunto a fare, anche perché mi piacerebbe iniziare a utilizzare il super mega raffinatore. In teoria dovremmo poter sbloccare più avanti lo specialista che ci permette di costruire veicoli da terra, che anche quelli, ragazzi, sono uno spettacolo e ci faciliteranno non poco il fatto di andare in giro a minare risorse sui pianeti, quindi speriamo che me li sblocchi quanto prima. Quindi, ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se vi va seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto e noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!